Padrone di andata della Serie A Beretta femminile, l'Ariosto Pallamano Ferrara padrone di casa e la Pallamano Mestrino, una delle tante consolidate ormai realtà di questo campionato. Mestrino allenata da Giovanni Lucarini, dal tecnico Giovanni Lucarini, che sta davvero compiendo un campionato assolutamente importante, con un secondo posto, anzi un secondo posto a pari merito, che merita ovviamente una menzione di dovuta importanza. Per Ferrara in porta Zanotto, esordio al Pallaboschetto per l'ex Malo e Pallamano Futura, giocato anche a Civitavecchia, l'estremo difensore dell'Ariosto, che va a prendere il posto di Marta Villoslada. Fra i pali dunque la numero 12, poi c'è Katia Soglietti con sull'ala Luciana Fabbricatore. Gli esterni dell'Ariosto sono Crosta, Tomova e Tanic, Fernanda Marrocchi a completare, mentre invece per quanto riguarda Mestrino ci sono in porta ovviamente Francesca Lucchin, poi Irene Stefanelli, Alice Biondani, capitana e vice capitana, Giovanna Lucarini, una delle giocatrici più importanti di tutto il campionato, e poi Naomi Marquez, una delle due ex di questa gara, l'altra è Arianna Brunetti alla destra della Pallamano Mestrino, arrivata in estate da Oderzo, e infine a completare Carlotta Pugliese. C'è la bella giocata proprio tentata da Lucarini, poi il pallone in qualche modo non riesce ad arrivare a Pugliese, che tira. Stavolta Lucarini prende la via più facile, va a segnare per il gol del 1-0 il vantaggio da parte di Mestrino. Tanic prova a forzare la seconda fase, arriva il fischio. Vi devo gli arbitri, giustamente Mattia Bassan e Andrea Bernardelle sono i direttori di gara, due direttori di gara giovani ma che si stanno mettendo in mostra in questa Serie A Beretta. Tomova, Tanic, circolazione fra esterni. Ariosto è nel momento migliore della stagione, tre risultati utili consecutivi, le vittorie contro Malo e Mezzocorona e il pareggio con qualche rimpianto in casa di Erice. Fanno 5 punti in 3 partite, sembra una vera rivoluzione copernicana per un Ariosto che ha girato a 0-6 dopo 6 gare con 0 punti. Non era quella la classifica che voleva. C'è gol di Tanic per l'Ariosto che va a riportare la gara in parità dopo 3 minuti di gioco. La partita vede in questo momento un perfetto equilibrio, scambiano le tre esterne della formazione veneta con Naomi Marquez che va a cercare l'incrocio, dà una buona linea di passaggio ancora la cubana che cerca la percussione personale, para Zanotto sotto fallo peraltro. In questo momento Lucarini sta giocando come terzino destro, invece Irene Stefanelli funge da centrale, ma ovviamente queste due giocatrici ruoteranno lasciando ovviamente spazio a Naomi Marquez, che abbiamo già potuto apprezzare qui a Ferrara, giocatrice che si è lanciata a un tiro di rara potenza. Lucarini cerca l'uno contro uno, la bella giocata di Lucarini per Stefanelli che trova il buco e va a segnare anche un gran bel gol. Vantaggio Mestrino, perforata Zanotto, viene chiesta la ripartenza perché ovviamente nel momento in cui si è ripreso le ostilità dopo il gol di Mestrino non erano in linea tutte le giocatrici in maglia nera. Total black la divisa dell'Ariosto Ferrara, verde con pantaloni neri bordate di nero le maglie, la selezione di mister Giuseppe, se ho detto Giovanni ovviamente chiedo scusa, Giuseppe Lucarini. Tomova molla al braccio, la palla viene bloccata da Lucchin, portiere di grande esperienza, l'estremo difensore del Mestrino. Stefanelli, la bella palla che non arriva a Biondani con il giusto timing. Marquez, Stefanelli mette a posto, c'è Pugliese che va a sistemarsi nell'attacca del pivot, fare la guerra sportivamente parlando con Fabbricatore e Tomova. Stefanelli, ancora Lucarini, Marquez, fermata da Martina Crosta che difensivamente continua ad essere uno dei fattori più importanti di questa selezione, una selezione, quella emiliana, l'unica squadra emiliana assieme a Casalgrande, sono due quest'anno, era da sola fino all'anno scorso, le uniche due squadre emiliane della Serie A Beretta. L'errore qui da parte di Giovanna Lucarini nel tentativo di servire Arianna Brunetti, che aveva già iniziato la meccanica di tiro. Qui Marquez riesce a fermare Tanic deve ripartire da Crosta cerca l'imbucata, Tanic porta fuori Lucarini, bella la giocata qui dell'Ariosto, cercata
centralmente Marrocchi da Crosta. C'è la ripartenza da parte di Mestrino con Pugliese. Pugliese molto brava nell'andare alla conclusione, più brava di Leitanic, che difensivamente gli vince le falcate, la va a recuperare, dopo 5 minuti impedisce un nuovo vantaggio di Mestrino. Pugliese, il pallone per Stefanelli. Marquez, dialogano le esterne del Mestrino. Biondani va a dare, anzi è Pugliese che parte in ala e poi va a mettersi in posizione di pivot, doppio pivot Pugliese e Biondani, con Stefanelli che cerca un varco, trova la conclusione, trova anche un grande gol qui, bucata letteralmente la difesa dell'Ariosto, che aveva anche retto bene. Qui Zanotto non era probabilmente posizionato nella maniera migliore, Zanotto che oggi prende il posto di una Gabriella Vitale, assoluta protagonista della partita di Erice. Tanic prova lo scavalcamento, c'è il rigore per l'Ariosto con Stefanelli, alla quale viene fischiata la difesa in area. Poi c'è anche un giallo, probabilmente il fallo più che di Stefanelli era di Pugliese. Cambia poco con Katia Soglietti, che potrà andare sulla tacca dei set per andare a caccia del meno uno. La rincorsa di Soglietti che trova l'angolo buono. Ariosto 2, Mestrino 3. Minimo svantaggio per la formazione di casa, con Mestrino che gioca una pallamano quasi a memoria. L'ingresso in questa selezione di Naomi Marquez dà inevitabilmente un coefficiente aggiuntivo di pericolosità. È una squadra questa che era abituata a giocare un possesso offensivo ragionato e prolungato. Grande gol qui intanto di Lucarini, molto brava Giovanna Lucarini a trovare l'angolo buono, l'angolo giusto, secondo gol per lei. Giocatore da classifica Giovanna Lucarini, la classifica marcatore ovviamente intendevo. Sfida aperta con Mari Tomova, ancora all'asciutto la veneta è già a quota 2. Fabbricatore, c'è Tanic che addirittura parte in ala. Tanic ancora, palla per Fabbricatore, scambio fra le esterne dell'Ariosto. Tomova preferisce tornare da Tanic, bella palla qui per Fabbricatore e grande gol per Luciana Fabbricatore. Polso davvero gentile quello della vice capitana dell'Ariosto, che mette a segno il suo primo gol di questa partita. È il gol che vale il 4-3. Ottavo minuto di gioco, amici sportivi all'ascolto, partita decisamente molto scorrevole e gradevole qui al Palaboschetto di Ferrara, con Mestrino che comanda ma l'Ariosto che è assolutamente allacciata in scia. Marquez va via di forza, parata di Zanotto, Zanotto compie davvero una grande parata, poi c'è il fallo di Biondani su Soglietti. La prima bella parata al Palaboschetto per la nuova portiera dell'Ariosto, Michela Zanotto, che stavolta non sul cliente più facile in circolazione, Naomi Marquez, è andata ad opporsi con qualità. Crosta, palla per Tanic, Tomova, crosta ancora, palla per Mari Tomova, gran palla di Tomova per Marrocchi, davvero una grande intuizione della bulgara, che non avrà ancora aperto il proprio tabellino ma sicuramente ha iniziato ad alzare il proprio livello prestazionale. Parità al Boschetto, 4 pari, Lucarini cerca l'imbucata, traversa per Mestrino, il contropiede di Fabbricatore che va via Stefanelli e addirittura effettua il sorpasso, 5-4, e questa è una notizia sicuramente importante per la formazione di casa. Break di 2-0 che permette al nono minuto di gioco alla formazione di casa di mettere il naso avanti, che era un buon momento, si sentiva, si percepiva. L'Ariosto, nonostante lo svantaggio arrivato anche ad essere di due lunghezze, sembrava assolutamente all'interno di questa partita. Squadra davvero modificata nelle ultime tre giornate, una squadra che non concede più secondi possessi agli avversari, non concede più soluzioni di tiro semplice. Fallo di Fabbricatore, 2 minuti per lei, su Stefanelli l'intervento, è pronta Giovanna Lucarini al tentativo di trasformazione. Attende soltanto il fischio della coppia arbitrale. Ariosto che dovrà giocare i prossimi 120 secondi anche con l'inferiorità numerica. Fuori Luciana Fabbricatore.
Lucarini va a spiazzare Zanotto, è il gol numero 3 per Giovanna Lucarini. Decimo minuto di gioco al Palaboschetto, parità assoluta, 5 pari, e coach Carlos Britos decide di giocarsi l'extra player con Chiara Ferrara, che va in ala al posto di Luciana Fabricatore, porta momentaneamente sguarnita. Arriva la chiamata da parte dell'arbitro, che vuole andare con i cronometristi a verificare quello che è il corretto utilizzo del tabellone. Sembra essere tutto ok al Palaboschetto. Immediato il check, evidentemente un check che aveva coinvolto anche Giuseppe Lucarini, il tecnico, il capo allenatore della Palamano Mestrino. Soglietti, il pallone per Tomova. Ferrara e Tanic dialogano con semplicità. 6-0 schiacciatissima per Mestrino. Tomova per Crosta, cerca il varco, cerca Soglietti. C'è il fallo commesso dalla difesa di Mestrino su Martina Crosta. Resta il possesso per l'Ariosto. Crosta, Tanic per Tomova, doppio pivot, si cerca l'isolamento per Tomova, Tanic in scavalcamento, non esattamente cliente migliore per il lob. Chiara Ferrara si salva con un possesso che permane nei propri polpastrelli l'Ariosto, solo perché arriva il fischio da parte dell'arbitro. Tomova prova col mancino a servire Ferrara, palla difficilissima per Chiara Ferrara, che trova la soluzione più complicata con un angolo di tiro praticamente inesistente. È il primo gol della sua partita. Perfettamente riuscita la mossa di coach Carlos Britos di utilizzare l'extra player, in questo caso per pareggiare l'inferiorità numerica. Marquez, palla per Stefanelli. Stefanelli va a cercare Biondani. Biondani va a commettere, anzi è Stefanelli che va a commettere sfondamento nel momento dell'assist. Non è esattamente della stessa idea Giuseppe Lucarini, che lo eloquenta al direttore di gara. Crosta per Soglietti, ristabilita anche la parità numerica. L'Ariosto va in break positivo in inferiorità numerica, questa è una ottima notizia di questa partita. Tomova per Crosta, ci sarebbe anche l'angolo per andare da Soglietti. Passi commessi da Crosta, abbastanza evidenti in questo caso, il doppio appoggio che poi è tramutato in un doppio passo, e allora inevitabile la ripartenza, così come inevitabile nello poco corretto posizionamento difensivo che Stefanelli vada a trovare la rete numero 3, Irene Stefanelli, capitana del Mestrino, la rete numero 3 della sua partita. Giocatrice davvero che continua a palesare una crescita costante. La numero 3 di Mestrino è un blocco di esterne davvero tanto tanto qualitativo, quello che ha a disposizione Giuseppe Lucarini, perché Stefanelli e Marquez unite alla qualità di Lucarini sono sicuramente un lusso per questa categoria. Tanic, Crosta, prova l'imbucata, Tomova sotto all'incrocio, si sblocca anche Mari Tomova in una giocata più da ala che non da terzina, ma ovviamente l'assetto dell'Ariosto era sbilanciato per quello che stava conformandosi come attacco piazzato. Più uno per l'Ariosto, che mantiene il gol di vantaggio con il cronometro che scorre. Siamo giunti al 13° minuto di gioco al Palaboschetto, amici all'ascolto di Eleven Sport. Chi vi parla è Enrico Bonzanini. 7-6 per l'Ariosto Palamano Ferrara. Lucarini cerca il doppio appoggio, addirittura, anzi il tiro in elevazione, murata da Tomova. Crosta prova il lob per Marrocchi, gran bella idea, ma più bello ancora è il gol che Fernanda Marrocchi va a mettere dentro. È il gol dell'8-6 per Marrocchi, un gol davvero bellissimo, è un gol che segna il massimo vantaggio per Ferrara. Questa è una notizia interessante per la formazione di casa, che probabilmente sta mettendo in campo il miglior primo tempo della stagione. Davvero molto brave le ragazze di coach Carlos Brito, sono entrate in campo con grande concentrazione, con grande performance. Lucarini cerca l'imbucata, poi prova a cercare Pugliese. Soglietti perde il duello con Biondani, recupera palla ancora Mestrino. Sta trovando enorme difficoltà Mestrino a servire
la propria pivot Carlotta Pugliese. Stefanelli in tuffo, c'è il rigore per Mestrino. Azione insistita che viene premiata, quella del Mestrino. E intanto coach Lucarini va a richiamare Brunetti. Dialogo anche abbastanza vivace quello del capotecnico del Mestrino con la Ferrarese di nascita. Lucarini perfetta dall'attacca. 4 gol per lei, 2 su 2 dal disco del rigore, dall'attacca del rigore. 8 a 7, riduce a una distanza il Mestrino lo svantaggio da una Ferrara che continua però a condurre con merito questa partita. Tomova, il pallone per Martina Crosta. Tanic, Crosta, bella palla per Soglietti che cerca l'imbucata. Era una splendida idea quella di cercare la deviazione centrale di Marrocchi, non ha capito l'uruguagia. C'è lo sfondamento per Stefanelli, ancora una volta su Martina Crosta, poi Zanotto prova il lancio per Soglietti. Soglietti cerca l'imbucata, c'è il tiro, subisce il fallo Katia Soglietti. È stata molto brava qui Carlotta Pugliese ad evitare il tiro aperto. Al 16° minuto l'Ariosto resta in vantaggio, un paio di azioni non gestite con l'ormai consuetudinale per questa partita ordine offensivo hanno portato a una persa e a un gol subito che ha dimezzato il faticosamente raggiunto doppio vantaggio per la formazione emiliana. Tanic, Crosta, Tomova, il pallone per ancora Tanic, scambiano le due, Tomova ancora, Tomova a tutto braccio, viene messa giù e c'è anche la prima esclusione per 2 minuti. Se la prende Giovanna Lucarini, è abbastanza stupita la giocatrice di Mestrino. Giovanna Lucarini va a sedersi in panchina, allarga le braccia sconsolato il capo allenatore di Mestrino, Giuseppe Lucarini. Superiorità numerica per l'Ariosto. Crosta a cercare Tanic, bella scelta di Tanic per andare da fabbricatore, poi Tomova schiaccia per Marrocchi, arriva la persa per l'Ariosto perché la difesa di Marquez è super efficace, la sporcata di traiettoria di palla di Naomi Marquez porta l'effetto sperato. Punteggio molto alto, Mestrino è la miglior difesa del campionato, viaggia a 20 reti di media subite per partita, davvero pochissime queste reti per una selezione che sta facendo un campionato straordinario. Vero, deve ancora affrontare Bressanone che sarà l'altro grande big match che andrà a chiudere il girone d'andata, ma questa è una squadra che a parte la sconfitta di Salerno le ha vinte tutte, quindi merita una doverosissima menzione. Ha staccato anche con grande capacità Pontinia che sembrava poter essere la vera outsider al duopolio formato da Salerno e Bressanone. Persa per il Mestrino con Tanic, gli resta sotto il pallone, non commette passi a discrezione degli arbitri. Arriva il gol di Mariana Tanic, gol del 9-7 per la centrale della formazione locale, ed è un gol che arriva al minuto numero 17. Marquez va a cercare la conclusione, para Zanotto, sembra aver messo il tappo Zanotto, adesso è la seconda parata consecutiva su Naomi Marquez. Tomova per Tanic, Marrocchi, bella palla per Soglietti che viene probabilmente ostacolata da Biondani. Tutto regolare dice la coppia arbitrale, 9-7 para Lukin, deve dire grazie a Lukin Giuseppe Lucarini. Se resta ancora a sole 2 lunghezze il vantaggio dell'Ariosto che, lo ripeto, sta giocando una super partita offensiva, perché gli errori comunque a oggi al 18° minuto del primo tempo si contano sulle dita di una mano, ma soprattutto ottima prova difensiva perché le conclusioni non sono mai pulite, non sono mai aperte, e anche Zanotto sta iniziando davvero a diventare un fattore. Marquez, la palla per Lucarini, l'uno contro uno, Lucarini molto molto forte, Lucarini nell'uno contro uno subisce il fallo di Mari Tomova. Lucarini ancora ci riprova, va a sfidare la bulgara, continua a scontrarsi contro il muro di Ferrara e Tomova lì in mezzo comincia davvero a dare importanti segnali di solidità in una difesa che vede anche Croste, Marrocchi e Fabbricatore come perni
centrali o semicentrali. Ancora Lucarini dentro per Carlotta Pugliese, persa la palla di Carlotta Pugliese, prova a ripartire l'Ariosto in contropiede, splendido questo contropiede col gol di Martina Crosta. Arriva anche il giallo per Giuseppe Lucarini, splendido il gol di Martina Crosta, è il primo della sua partita. Continua a protestare il tecnico di Mestrino, va a rischiare anche un'esclusione di 2 minuti dopo il giallo combinatogli. 10-7 massimo vantaggio, il gol di Crosta allunga la distanza su Mestrino. 19 di gioco, ci addentriamo nell'ultima decade del primo tempo e l'Ariosto sta davvero conducendo con perentorietà. Dopo l'1-3 è arrivato un parziale monster di 9-4 che ha completamente ribaltato il fronte. Stefanelli rischia la persa, Stefanelli, la difesa di Tomova è assolutamente ossessionante in questo inizio di gara. Stefanelli rischia la persa, guadagna un altro fischio. Stefanelli, palla per Lucarini, scambiano le due. Marquez, Lucarini, finta al sottomano, mamma mia Tomova, non le lascia davvero il minimo respiro. Sta facendo una difesa clamorosa Mari Tomova oggi sulla centrale di Mestrino. Ancora Lucarini che ci riprova, insiste, arriva anche il passivo, conclusione parata da Zanotto, raccoglie Biondani. Zanotto non può nulla sulla conclusione di Biondani, sta parando molto bene Michele Zanotto. 10-8, spinge alla seconda fase l'Ariosto. Arriva anche la manata qui di Naomi Marquez su Tomova, ovviamente involontaria, la manata in pieno volto. Naomi Marquez cercava ovviamente di andare a prendersi il pallone, la cubana ex di turno, tra l'altro in questo momento stanno difendendo una fianca all'altra le due ex di turno, Brunetti e Marquez. Pallone per Crosta, Tanic, c'è il taglio di Soglietti, grande soluzione qui in precario equilibrio. Soglietti non è riuscito a mettere il pallone alle spalle di Lukin, sarebbe stato davvero uno dei gol più belli di questo girone d'andata. Applaude e fa benissimo coach Carlos Britos, perché sta vedendo davvero una partita bella, spettacolare. Qui Crosta a sporcare coi polpastrelli il pallone di Lucarini. Mestrino sta trovando enorme difficoltà a giocare la contro la 6-0 di Ferrara, perché è una 6-0 non esattamente solamente piatta, è una 6-0 che poi sui 7 metri esce, evita la penetrazione, il passo forte, quello che precede l'elevazione. Marquez ancora per Stefanelli, va a cercare Biondani, recupero di Soglietti per un attimo, Stefanelli tiene il pallone, arriva il 9 metri per Mestrino al minuto numero 22, viene chiamato anche, anzi c'è il 2 minuti per Biondani per protesta, dico io, perché ovviamente non c'è stato fallo. Sì, Biondani molto nervosa, continua a protestare. Altra superiorità numerica per Ferrara, che oggi in campo è davvero molto tranquilla, sembra, appare molto rilassata, infatti si sta assolutamente meritando il vantaggio. Ed è abbastanza curioso che dopo 22 minuti una delle peggiori difese del campionato, l'Ariosto nella fattispecie, stia tenendo a solo 8 reti segnate, la seconda forza della classe, e tra l'altro stia invece trovando anche con una certa continuità la via del gol contro la miglior difesa. Segna Marquez, meno 1 per Mestrino. Tanic, la palla per Crosta, prova l'imbucata, Crosta trova anche il gol, molto brava Martina Crosta, un'azione di forza qui da parte della giocatrice maglia numero 10. Fuori Tanic, dentro Manfredini, in inferiorità irrobustisce la propria linea difensiva, e sotto agli occhi del capo selezionatore della nazionale femminile Beppe Tedesco, non soltanto Manfredini ma anche Martina De Santis, oltre alle tante giocatrici di Mestrino, oggi si giocano una possibilità di visibilità importante. Stefanelli, pallone per Pugliese, Lucarini, Stefanelli cerca l'imbucata, molto brava Crosta a trattenere Pugliese. Ancora Lucarini, prova a puntare Fabbricatore, Lucarini non riesce a trovare spazio, la giocatrice maglia numero 11 che continua a essere difesa in maniera molto energica, e adesso in inferiorità numerica Mestrino ovviamente trova maggiore densità. Bella la finta qui di Lucarini, è un gol molto molto bello quello di Giovanna Lucarini, che in precario equilibrio trova la rete numero 5. Ariosto ha tanto spazio, qui Tomova
fa un errore abbastanza ingenuo, perché con la superiorità numerica spara alle stelle un pallone in piena doppia in piena seconda fase, quando l'azione piazzata poteva sicuramente essere una delle soluzioni migliori. Biondani tra l'altro sta anche per rientrare. 13-10 il punteggio, anzi è 12-10 se non ho visto male il punteggio, deve esserci un errore sul tabellone. Time out per la formazione del Mestrino, con Giuseppe Lucarini che continua a parlare animosamente nei confronti della coppia arbitrale. Infatti viene corretto il tabellone, è 11-10, corretto, non 12-10, 11-10, la rete di Lucarini ha riportato ad una sola lunghezza di vantaggio la selezione ospite. Molto brava davvero Mestrino a rientrare, perché con un Ariosto che stava facendo sicuramente una partita di buonissima caratura, rientrare, ricucire due delle tre reti di margine in inferiorità numerica, sicuramente sintomo di grande salute, ma soprattutto è sintomo che oggi al cospetto dell'Ariosto c'è una grande squadra la cui classifica è assolutamente fedele specchio di quella che è una forza di collettivo, perché proprio lì si va a fondare la forza del Mestrino, non tanto sulle individualità, che peraltro ci sono e sono anche di ottimo livello, ma sul collettivo. La palla per Mestrino che attacca per la parità, meno uno al Palaboschetto, 11-10 per la formazione dell'Ariosto Ferrara, che continua a condurre. Adesso entrambe le squadre stanno per ritrovare la parità numerica, perché anche Biondani è pronta a rientrare in campo. Pochi attimi per l'ala veneta, ecco che rientra in campo pugliese Lucarini. Entriamo nel 24esimo. Lucarini ancora cerca e trova Stefanelli. Non trova una soluzione di tiro, scarica per Marquez che serve Brunetti, una delle prime palle toccate da Brunetti. Gran gol questo di Arianna Brunetti, che in caduta, in precario equilibrio, trova davvero una rete bella e importante che vale la parità. È 11 pari al Boschetto, parità a quota 11 toccata grazie alla rete della ferrarese Brunetti per Mestrino. Fabbricatore 6 al riposo, 11 pari. Tanic per Tomova. Tanic va a tirare, trova davvero un gran gol. Questo è anche un mezzo errore da parte di Lukin, che non chiude bene l'angolo. Vantaggio dell'Ariosto, molto brava Tanic. Anche un tiro sufficientemente forzato, quello della centrale balcanica, che trova comunque il fondo della rete per il nuovo più uno dell'Ariosto. Ariosto che ha toccato il massimo vantaggio sul 10-7 dopo aver toccato il massimo svantaggio sull'1-3, e adesso la partita è ritornata come era abbastanza prevedibile, in perfetta parità alle pendici degli ultimi 5 minuti di gioco. Passi di Naomi Marquez, che non protesta per il fischio arbitrale. Tomova, la palla per Crosta, palo di Martina Crosta, che aveva anche trovato l'angolo buono. E qui Lukin esulta al pericolo scampato, e fa bene, perché sarebbe stato il nuovo più due per la formazione di coach Carlos Britos. Stefanelli, palla per Marquez, scambiano le giocatrici esterne di Mestrino. Il taglio in doppio pivot di Biondani, Lucarini trova l'angolo, non trova però la porta, arriva il fallo di Crosta che però permette a Mestrino di mantenere il possesso palla. Stefanelli, il pallone per Lucarini. Lucarini va a cercare l'imbucata per Pugliese, anzi era stata, sì, proprio Lucarini che va a cercare l'imbucata per Pugliese. Arriva il fallo di Fabbricatore, azione molto lunga questa del Mestrino. Lucarini per Marquez, cerca Brunetti che non può attaccare, arriva la chiamata in passivo, è in contromano Marquez, trova Lucarini, la parata di Zanotto, c'è Katia Soglietti in contropiede, Zanotto la vede, ma è molto brava Biondani che legge la giocata, serve Stefanelli, pallonetto traversa di Stefanelli, un errore per parte, il primo di Zanotto che chiede scusa a Katia Soglietti, il secondo è di Stefanelli che a dire la verità pescata proprio alle pendici dell'area con
zero possibilità di rincorsa, va a cogliere la traversa Zanotto, battuta con un bel lob che però si stampa sulla parte frontale della traversa. Tanic, crosta la palla per Fabbricatore, crosta, cerca e non trova il pivot, si lamenta Crosta del fischio contrario. 3 e mezzo al termine, qualcosa in meno del primo tempo. Ariosto avanti di una sola lunghezza. Lucarini va a cercare Biondani, molto bravo davvero Alice Biondani a trovare il bel gol della nuova parità, parità che dopo essere stata toccata a quota 12 viene ritrovata da Mestrino una lunghezza più avanti grazie alla rete di Biondani. Punteggio relativamente basso per gli standard dell'Ariosto, che vi ha già 32 reti di media per partita. Punteggio relativamente alto per Mestrino, che invece subisce 20 gol di media per partita. Quindi le stranezze statistiche di una partita che, quando vede due formazioni in salute e di qualità che si affrontano, possono anche essere controvertite. Tanic fermata da Pugliese, il fischio mantiene, permette il mantenimento del pallone all'Ariosto. Tomova cerca e trova Crosta, lo scavalcamento di Crosta, il fallo di Marquez. Stiamo entrando negli ultimi 2 minuti di gioco con Martina Crosta che si riposiziona, riceve il pallone di Marrocchi, arriva al passivo per l'Ariosto per andare alla conclusione in 5 passaggi, 6 al massimo. Tanic prova a trovare il varco, arriva il fallo di Marquez, vediamo qual è la scelta, probabilmente andare da Tomova. Tomova protetta dalle proprie compagne di squadra, coglie il palo, sfortunata la bulgara che oggi ha un pochino le polveri bagnate, ma si trova anche contro una grande portiera, una grande difesa. Stefanelli, Pugliese prova la conclusione, c'è la parata da parte di Zanotto. La difesa è davvero molto fisica oggi, anche in questa azione l'Ariosto ci ha messo le mani ma in maniera regolare, quindi ha facilitato il compito di Zanotto. Si arrabbia molto Martina Crosta e anche dalla nostra postazione sembrava un pochino generoso questo fischio, visto e considerato che insomma, però è vero anche che dall'altra parte su Biondani era stato fischiato in 2 occasioni lo sfondamento, e allora gli arbitri hanno probabilmente preferito mantenere un metro arbitrale severissimo sul singolo fondamentale. Lucarini attacca per il vantaggio Mestrino a 1 minuto esatto dal termine del primo tempo. Lucarini ancora, cerca Stefanelli, esce Fabbricatore, Stefanelli va da Marquez, Stefanelli per Lucarini, sarà lei probabilmente a chiudere l'azione. Lucarini, palla per Pugliese, c'è l'invasione da parte di Carlotta Pugliese e allora invalidato il tentativo di Fernanda Marrocchi di bruciare le tappe, di lanciare Fabbricatore in contropiede. Si riparte da Zanotto, vista che l'invasione deve essere un fischio con annessa ripresa di gioco affidata al portiere. Ecco che allora l'ultima azione manovrata ce l'ha in mano l'Ariosto con coach Carlos Britos, che ha già il talloncino verde in mano. Nessun timeout chiamato per lui, arriva il primo timeout, arriva a 20 secondi dal termine della prima frazione di gioco e ovviamente servirà al tecnico argentino per provare a disegnare quello che sarà probabilmente, con tutta probabilità, l'ultimo attacco di questo primo tempo. Uno sguardo ai tabellini con Ferrara che manda a referto, Ferrara con una rete, Tanic con 3 che attualmente è top scorer delle Emiliane, 2 reti per Crosta, 2 reti per Fabbricatore, 2 per Marrocchi, 1 a testa per Tomova e Soglietti. Molto più light, molto più ristretto il tabellino di Mestrino, vero, molto più concentrato perché poi le reti sono le stesse, sono sempre 12, 3 per Stefanelli, 2 per Biondani, 5 per Lucarini che per il momento è top scorer della partita, 1 a testa per Marquez e Brunetti. Delle giocatrici di movimento l'unica ancora a secco è Carlotta Pugliese. Rientrano in campo le 2 squadre con 20 secondi soltanto da giocare. È un attacco sicuramente in favore dell'Ariosto, poi se l'azione viene chiusa con celerità potrebbe essercene uno anche per Mestrino. Non ci sono cambi in campo, l'Ariosto rientra in campo con, anzi no, sì che ci sono cambi, si gioca con l'extra player, Zanotto va a sedersi e allora Tanic, Tomova, Crosta, Manfredini, Marrocchi doppio pivot, Soglietti e Fabbricatore in ala, per Mestrino invece Luchin, Brunetti, Marquez, Lucarini, Stefanelli, Biondani e Pugliese. 15 secondi al termine, la vuole giocare lunga l'Ariosto, non forza,
Tomova, eccolo il doppio pivot che va a cercare densità. Crosta per Tanic, cronometro fermo a 2 secondi dal termine. E gli arbitri sono a colloquio perché probabilmente c'è anche un colpo al volto. Vediamo, solo 2 minuti per Giovanna Lucarini, è al secondo 2 minuti. E attenzione perché questa è pesantissima come sanzione. Giovanna Lucarini è alla seconda esclusione dal campo, 2 secondi al termine. Probabilmente l'Ariosto vuole lo stesso cercare il tiro di Tomova, anche se avrebbe il tempo probabilmente per una mezza azione manovrata. Tomova prende la traversa, sfortunatissima la bulgara al palaboschetto, ci ripensa su Carlos Britos. Finisce 12-12 il primo tempo, ma nella ripresa l'Ariosto potrà giocare i primi 2 minuti di gara con l'uomo, anzi con l'effettivo in più. A tra poco per il secondo tempo.
squadre di nuovo in campo al Palaboschetto di Ferrara per il secondo tempo della sfida fra Ariosto e Mestrino. Si ripartirà dal 12-12 con il quale si è conclusa la prima frazione di gioco, una frazione di gioco che vede per il momento una parità perfetta e qua corretta anche per quello che è stato lo sviluppo della partita, una partita che per il momento vede Ferrara e Mestrino prendersi reciprocamente le misure. Meglio Mestrino in partenza, poi è cresciuta tanto l'Ariosto. Mestrino è stata brava a ricucire il meno 3, 10-7, con il quale ovviamente si stava per indirizzare il primo tempo. Marquez, il pallone che viene scoccato verso la porta di Zanotto, c'è l'ostruzione non corretta da parte di Tomova, il pallone che viene immediatamente rimesso in gioco da Stefanelli. Pugliese cerca e trova Brunetti, arriva il passivo chiamato per Mestrino, è un minuto che Mestrino ha la palla fra i polpastrelli, viene di fatto dimezzato il vantaggio numerico solo per effettivi in campo dell'Ariosto, che adesso può attaccare con una seconda fase ragionata con Soglietti. Gira per Tomova, Danic, il pallone giocato ancora da Tanic per Tomova, difficile ball handling per la Bulgara, palla poi che arriva dalle parti di Fabbricatore, fermata falosamente, pronta a rientrare anche Lucarini. Eccola la palla buona per Fabbricatore, molto brava, palo colpito da Fabbricatore, anzi palo quasi accarezzato da Fabbricatore, va così ad estinguersi la possibilità di più uno in superiorità numerica per Ferrara, che adesso deve difendersi con una Lucarini pronta a rientrare in campo. Eccolo l'ingresso in campo di Giovanna Lucarini, che va immediatamente a prendere in consegna da Naomi Marquez il pallone. Marquez, il pallone proprio per Lucarini. Stefanelli, Lucarini cerca e trova nuovamente la capitana Stefanelli. La percussione centrale, poi lo scarico per Pugliese, è una bella idea questa da parte di Stefanelli, che trova Pugliese, prima rete per lei, anzi di Lucarini che trova Pugliese, prima rete per lei in questa partita. Prova a reagire immediatamente l'Ariosto con Tanic soffocata nel traffico di mani Mestrino. Terzo minuto di gioco, più uno per la formazione ospite, che come in avvio di prima frazione di gioco è partita meglio. Crosta, il pallone per Fabbricatore. Fabbricatore cerca e trova Tanic, non può attaccare Soglietti, ancora Tanic, molto brava a cercare lo scavalcamento, arriva lo sfondamento su Giovanna Lucarini che fa ripartire l'azione. Stefanelli, l'incrocio fra la 3 e la 11, arriva anche Marquez, brutta palla di Marquez con Lucarini che la lascia di fatto sedimentare a terra. Stefanelli, vanno a cercare probabilmente uno schema provato, lo chiama a gran voce Stefanelli stessa. Brunetti per Marquez, Stefanelli per Lucarini, tenta l'uno contro uno, non va a buon fine. Stefanelli torna da Marquez, altra brutta palla, arriva la chiamata di passivo. Lucarini cerca di divincolarsi dalla morsa di Marrocchi, era anche riuscita a passare ma il fischio è arrivato un attimo in anticipo. E allora al quarto minuto di gioco Mestrino avanti, attacca per il più due, a disposizione altri due, forse tre passaggi. Lucarini cerca l'estensione, murata da Tomova e arriva sicuramente la deviazione. Si lamenta Mestrino, qui sembrava esserci la deviazione. Crosta, la palla per Soglietti, crosta per Tanic, Tomova cerca il varco, commette passi Tomova, arriva la possibilità di nuovo possesso per Mestrino. 0 gol in 5 minuti per l'Ariosto, questo è sicuramente un dato che non può far piacere a coach Carlos Britos, che ha edificato questo assetto tattico sicuramente sulla grande prepotenza offensiva. Ripeto, oltre 31 reti di media per partita per l'Ariosto, parliamo di un attacco da primissimi posti in classifica, secondo miglior attacco del campionato. È però peccato che la difesa sia fra le peggiori. Allora ecco spiegato il gap con le posizioni importanti. Para Zanotto su Stefanelli,
aveva provato in doppio appoggio. Allo scoccare del sesto minuto di gioco Zanotto mette le mani, Tanic va a cercare la percussione, trova il gol, un gol che pesa per Mariana Tanic, il gol numero 4, continua ad allargare il suo tabellino la centrale ex Brescia Casalgrande. Peraltro, insomma, per gli appassionati di pallamano, specialmente quelli veneti o ferraresi, al termine di questa partita ci sarà un gustosissimo Giara Assicurazioni Ferrara contro Pallamano Malo, la prima imbattuta di questo girone. Ovviamente Malo, la compagine di coach Murino, affronta una delle pochissime selezioni ancora imbattute in casa, ovvero la Giara Assicurazioni. Sicuramente un match dagli altissimi contenuti tecnici, si affrontano due allenatori giovani e bravi come Murino ed Anthony Laera, e sarà ovviamente possibile in chiaro vedere la partita attraverso il canale YouTube dirette Ferrari United, oppure attraverso la pagina social ufficiale della Giara Assicurazioni, sul quale verrà caricato il link. Rientriamo in diretta, stiamo in diretta, 13 pari al settimo della ripresa. Marquez rischia la persa, chiamato il passivo Lucarini prova la conclusione, para Zanotto con i piedi, poi la palla per Fernanda Marrocchi che sbaglia il servizio in chiusura di contropiede per Crosta, sanguinosa persa per l'Ariosto che non ha capitalizzato. La bella parata di Michela Zanotto sta veramente dando ottimi segnali, la numero 12 sugli spalti del Palaboschetto che mai lo avevano ammirata. Esordio infatti di Zanotto per pochi attimi ad Erice, tesseramento lampo per l'ex Malo. Dopo il taglio di Marta Viloslada, molto brava Crosta ad uscire su Marquez, Lucarini prova a rientrare sul destro, c'è la deviazione di Crosta e manda la palla sul palo, sorride Lucarini che non si vede premiare l'azione con un'esclusione per due minuti. Biondani per Marquez, il pallone per Stefanelli, ancora Lucarini, e stavolta la difesa di Martina Crosta viene punita con un tiro dai sette del quale probabilmente la stessa Lucarini andrà ad incaricarsi, premiata la penetrazione insistita della 11 di Mestrino. Lei contro Gabriella Vitale che è entrata al posto di Zanotto nel tentativo di disinnescare la prolifica giocatrice di Mestrino. Lucarini para Gabriella Vitale, e questa è sicuramente un buon modo di entrare in partita. Crosta scarica per Fabbricatore che trova anche il gol, bello 1-2 da parte dell'Ariosto che da una parte trova la paratissima di Gabriella Vitale, dall'altra trova il gol di Luciana Fabbricatore per il 14-13. Un 14-13 sicuramente rincuorante all'ottavo minuto di gioco, visto che Mestrino aveva provato in tutti i modi la mini fuga. Lucarini per Marquez, Naomi va a cercare Pugliese, gol molto bello questo di Carlotta Pugliese, mette sicuramente tutte le proprie qualità al servizio della squadra Carlotta Pugliese, lo smarcamento, il cinismo dai 6 metri. La palla che viene ora gestita dall'Ariosto. Tanic, il pallone per Soglietti, Crosta scambia con Marrocchi, Tanic, Tomova brucia letteralmente il tentativo di parata di Lukin e Mari Tomova arrotonda il proprio tabellino a due nelle reti segnate. 15-14, nono minuto di gioco a Ferrara. Lucarini, un pallone per Stefanelli, Lucarini ancora, Brunetti, ancora Lucarini che cerca Marquez, non è nella condizione di poter tirare. Stefanelli prova a servire Biondani, chiusa molto bene da Soglietti, Marquez trova il palo, Biondani la tiene in campo, serve Stefanelli,
Qui c'è l'urlo di dolore da parte di Stefanelli, che probabilmente ha messo male il ginocchio. Immediatamente tutte le giocatrici di Ferrara vanno a sincerarsi delle condizioni della capitana di Mestrino. L'urlo è bruttissimo, sentito dalle tribune. Ha immediatamente silenziato tutto il palaboschetto, probabilmente nell'azione difensiva di Tomova la ricaduta ha comportato un movimento innaturale del ginocchio. La mimica anche da parte di Biondani è molto chiara. Il pianto di Stefanelli è dolore puro, quello della giocatrice e capitana di Mestrino. Davvero cosa che speravamo assolutamente di non vedere in questa partita, perché Stefanelli era una delle grandissime protagoniste. L'abbraccio con il suo dirigente, il medico ovviamente è già in campo, un abbraccio affettuosissimo quello del dirigente di Mestrino, che probabilmente ha immediatamente compreso la gravità dell'infortunio di Irene Stefanelli, che viene alzata di peso. L'applauso di tutto il palaboschetto per una delle più brave giocatrici di questo movimento, rincuorata anche da Martina Crosta, viene scortata fuori dal campo. È una bruttissima immagine, al di là di qualsiasi risultato fosse partorito da questa partita. Era l'unica cosa che speravamo di non vedere, ovvero un infortunio grave da parte di una delle giocatrici delle due selezioni. L'urlo di Irene Stefanelli ovviamente ci ha gelato, perché è l'urlo di chi comunque si trova a dover farsi forza, anche viene abbracciata da tutta la panchina Irene Stefanelli. Un dolore lancinante, ne ha immediatamente provocato un urlo acutissimo. E adesso vedremo come si è in campo Rauli per Mestrino. Maria Carolina Rauli va in posizione di ala. Biondani, vedremo come si ricollocherà. Ovviamente l'occhio scappa sempre sulla panchina di Mestrino. È una situazione davvero struggente, perché il dolore di Stefanelli è notevole, e l'abbraccio di Francesco Sabbion vuole anche testimoniare una vicinanza fisica di tutta la panchina al dolore della propria capitana. Fabbricatore, provando a rimanere in cronaca, la persa da parte di Luciana Fabbricatore. Lucarini cerca il drop, una brutta persa qui da parte di Giovanna Lucarini, scossa, molto scossa Mestrino. Dall'altra parte Soglietti va a mettere dentro il gol del più 2, massimo vantaggio nella ripresa. Non è il massimo vantaggio della partita, perché Ferrara ha toccato anche il più 3, si è rialzata, o meglio ha rialzato la testa Irene Stefanelli. Speriamo ovviamente che non sia nulla di grave. Rauli, il pallone per Naomi Marquez. Biondani, gioca terzina adesso Biondani con Brunetti e Rauli in ala, resta pivot Pugliese. Pugliese, Marquez, il pallone per Lucarini, cerca l'uno contro uno, arriva il fallo da parte di Tomova su Giovanna Lucarini, che ha tentato di forzare la giocata. Più 2 per Ferrara quando siamo all'interno del 12° minuto di gioco. Il punteggio vede sempre Ferrara avanti, lo è stata per tanti tratti di questa partita. Brunetti, il pallone per Biondani, anzi per Lucarini, che prova la conclusione, trova un gran gol Giovanna Lucarini, gol numero 6 per la terzina di Mestrino. Tomova cerca l'uno contro uno con Brunetti, ottima difesa da parte di Arianna Brunetti. Crosta cerca il servizio per Fabbricatore, che scarica su Soglietti, che non può andare al tiro ma evita la palla persa. Retropassaggio complicato per Crosta, la persa è per l'Ariosto. E allora nuovo attacco per Mestrino, che attacca per la parità. 13 minuti di gioco. Lucarini, Marquez e Biondani, 16-5 al palaboschetto al 13° della ripresa. Lucarini per Marquez, eccola che si lancia la cubana, viene murata, sarà l'angolo per Mestrino. Non sta riuscendo a trovare fluidità piena di tiro Naomi Marquez, non gliela consente
la difesa di Ferrara, che la conosce molto molto bene. Biondani, anzi Pugliese, tocca per Marquez, riceve ora Biondani, riparte con l'azione manovrata la selezione ospite. Pugliese, Lucarini cerca la giocata, non trova Pugliese, Zanotto evita lanci lunghi, serve Tanic per la manovrata. Tomova, bella palla questa per Crosta, che ci pensa un attimo su, perché la giocata di Tomova era stata perfetta, forse nelle intenzioni di Crosta, leggermente ritardata. Crosta riceve ancora, c'è il fallo su Tanic. 14 minuti di gioco, sempre più uno Ariosto, ma attacca per il più due la formazione di coach Carlos Britos. Soglietti, Crosta va a cercare Tomova, ma Rocchi addirittura per la volante. Arriva il fischio da parte degli arbitri, arbitro che si scusa con Arianna Brunetti, che aveva voglia di ripartire nel contropiede veloce. È stato bravo l'arbitro ad ammettere immediatamente il fallo e a scusarsi con le giocatrici di Mestrino, che avevano già immaginato un contropiede veloce. Lucarini, la palla per Marquez. Marquez, la palla per Lucarini. Scambiano i due. Marquez cerca la percussione, rischia addirittura la persa, anzi arriva la persa. Poi il fischio da parte della coppia arbitrale riconsegna il possesso a Mestrino. Palla per Biondani. Marquez ancora. Ultimo quarto di gara, Lucarini prende il palo, si lamenta anche di una frusta sulla mano Giovanna Lucarini, non viene accontentata. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gara, 16-5 il punteggio, con Ferrara che attacca per il nuovo più due. Tanic, esce Marrocchi, palla bella dentro per Soglietti, il taglio, arriva il rigore per Katia Soglietti con Naomi Marquez, punita per il fallo irruento. Va Tomova sull'attacca al posto di Katia Soglietti, che pure aveva segnato nel primo tempo. Tomova contro Lukin a 2002 contro l'esperto estremo difensore del Mestrino, non le lascia scampo Tomova, più due. Quarantaseiesimo minuto di gioco al Palaboschetto, la partita comincia ovviamente ad avere una sua fisionomia, la parità probabilmente sarà il leitmotiv di questa gara sino alla fine dei 60 regolamentari, che ovviamente in questo momento diventano molto più alleati dell'Ariosto che è in vantaggio, che non di Mestrino che deve recuperare. Super difesa dell'Ariosto, con soltanto 15 reti incassate in 45 minuti. Arriva la persa da parte di Mestrino, con Crosta che prima recupera palla e poi va a chiudere il contropiede. Lukin para ed è una parata pesantissima, perché l'Ariosto non riesce a bissare il più 3 del primo tempo. Apre il contropiede per Mestrino, che è ancora probabilmente alla ricerca di una propria dimensione dopo l'uscita di Stefanelli per infortunio. Qui Brunetti colpisce il palo, esulta Zanotto. Ariosto attacca nuovamente per il più 3. Crosta, Tanic, Tomova, Crosta ancora per Tanic, anzi si va da Soglietti, Marrocchi per Tomova che prova l'imbucata. Tomova, c'è la parata da parte di Lukin, resta il fischietto in bocca al direttore di gara, che probabilmente un pensierino a fischiare a rigore ce l'ha anche avuto, poi però ha ripensato a quella che è probabilmente il metro tenuto in questa partita, ha preferito far capovolgere il fronte. Mestrino attacca con Marquez, 17 di gioco. Lucarini, un pallone per Biondani, ancora Lucarini, Naomi Marquez va a cercare ancora la transizione sulla sinistra la formazione di Mestrino, ma la difesa dell'Ariosto non ha veramente buchi. Eccolo il buco, la parata però di Zanotto,
E questa è la parata più importante della partita di Zanotto, che riceve l'applauso convinto di tutta la panchina. Davvero brava la numero 12 dell'Ariosto, ma brave tutte e due le portiere dell'Ariosto, perché anche Vitale para al 100%, un tiro ha subito, un tiro ha parato, il rigore di Lucarini, altro momento importante della partita. E comunque l'Ariosto ha concesso 3 reti in 18 minuti di ripresa, credo sia il record stagionale, sicuramente è un record nell'ultimo periodo. Crosta va a trovare il gol, finalmente si sblocca Martina Crosta, che trova la rete numero 3 e nuovo più 3, 18-15, e adesso una rete tanto pesante questa, perché ovviamente con l'avvicinarsi del cinquantesimo il vantaggio di 3 reti è sicuramente un vantaggio che può assumere connotati importanti. Poi però c'è Mestrino, che è squadra tanto tanto importante, e ora attacca per il meno 2. Lucarini, Marquez, Biondani, uno contro uno, Tomova allarga le braccia, Marquez, eccola la giocata di Naomi Marquez, che sblocca il suo tabellino, tocca coda 2, Crosta per Soglietti, Tomova pensa alla giocata personale, Tomova, che gol di Mari Tomova, quarta rete in questa partita. Due minuti per Biondani, secondo due minuti per Biondani, anche Lucarini ha due minuti in capo. Questa è una situazione molto molto delicata per Mestrino, che è senza Stefanelli, che ovviamente è in panchina infortunata col ghiaccio sul ginocchio, e ha Biondani e Lucarini con entrambe due minuti già in referto, e questa diventa una situazione sicuramente pesante da gestire. Lucarini, pallone per Brunetti, Marquez, Lucarini ancora. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco. Brunetti tenta l'imbucata, fallo di Tomova, prova ad andar via di forza. Brunetti, che gioca ala ma ha esplosività nelle gambe, e quindi prova a metterla a disposizione, al servizio della squadra in questi ultimi 10 minuti. Lucarini trova un gol meraviglioso, Giovanna Lucarini. C'è il 2 minuti per Fabbricatore. Lucarini trova il gol numero 7 della sua partita, meno 2, ma anche l'Ariosto adesso paga un'esclusione, e quella di Luciana Fabbricatore. Parità numerica in campo. Vediamo se coach Britos sceglie di far entrare l'extra player. No, non è il portiere che esce, ma è Fernanda Marrocchi. Si gioca 5 contro 5, eccola la mimica che ora andiamo a tradurre di coach Carlos Britos. 10 al termine, doppio vantaggio per l'Ariosto, 19-17, punteggio basso al Palaboschetto. La parata di Lukin, c'è il fallo di Marquez. Mestrino questa partita non la molla, e qui Lukin ha fatto una parata molto molto importante, perché se l'Ariosto tornava più 3 entrando netti negli ultimi 10, poteva essere sicuramente più problematico. Time out per coach Carlos Britos, ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Rientrano in campo le squadre per questi ultimi 10 minuti di partita, e vedremo chi andrà ad incaricarsi ovviamente chi andrà ad incaricarsi di questa giocata.
Crosta va a trovare la parata di Lukin, è una parata molto pesante questa per la portiera del Mestrino, che adesso dà la possibilità ovviamente di giocare per il meno uno. Manovra la formazione ospite. Marquez. Marquez ancora per Brunetti. Cerca la giocata, non la trova. E ovviamente tutto da rifare per la formazione ospite. 9 al termine, siamo entrati nel momento cruciale della partita. Ariosto deve resistere ancora qualche istante con l'uomo in meno. Pronta a rientrare Luciana Fabbricatore. Marquez perde la palla, questa è una persa pesante. Lucarini, la palla scoccata, para Zanotto, parata molto molto importante questa. Tanic per Crosta, attacca l'Ariosto. C'è anche una discreta serenità nella gestione del possesso e questa è una buonissima notizia, perché ovviamente la serenità è sicuramente uno dei mezzi fondamentali per arrivare a gestire un vantaggio contro una squadra forte in casa. Questa non è una situazione così diversa da quella che l'Ariosto ha già vissuto contro Bressanone. Qui arriva una persa, 22 minuti di gioco nella ripresa, 52 che dir si voglia. Lucarini attacca la transizione, la palla dentro per Pugliese, arriva il 2 minuti per Mari Tomova che ha spinto Lucarini, e questa è una notizia buonissima per il Mestrino, molto molto meno per l'Ariosto, che dovrà arrivare alle pendici del 54esimo con l'effettivo in meno, e qui può pesare perché ovviamente c'è una situazione di tentativo di estremo di rientro da parte di Mestrino. Rauli va a cercare Lucarini, ancora Giovanna Lucarini. Marquez cerca la giocata, trova Biondani che va dentro di forza, trova anche il rigore. Biondani, di urto puro è andata la vice capitana Alice Biondani con il pallone che viene immediatamente recapitato a Giovanna Lucarini contro Zanotto. Lucarini mette dentro il pallone numero 8 della sua partita e questo è il meno 1, 19-18, effettuato l'aggancio, non definitivo ma sicuramente di aggancio si tratta, da parte della formazione ospite, che rimette assolutamente tutte le carte in regola a questa partita per farla diventare un possesso su possesso. Fuori Crosta, dentro De Santis, anzi scusate, Crosta in campo, giustamente fuori il portiere per l'extra player, dentro De Santis, attacca Soglietti, trova addirittura il palo la capitana dell'Ariosto. Contropiede aperto da parte di Mestrino con Brunetti che trova la parata di Zanotto, ma c'è la persa sanguinosissima da parte della formazione locale. Pareggio di Rauli, non ben gestita questa difesa da parte della formazione locale dell'Ariosto, che recupera adesso un effettivo ma si ritrova nella condizione di dover ricominciare da capo la partita. Difesa sugli scudi nella ripresa, 7-7 o 7 pari che dir si voglia il parziale del Palaboschetto. Tanic cerca l'uno contro uno insistito, trova un gol bellissimo, Mariana Tanic, quinto della sua partita, è la top scorer dell'Ariosto. Nuovo naso avanti per la formazione locale, 20-19. Rauli, la grinta di Maria Carolina Rauli, che ha messo a segno il gol della parità, un gol anche molto bello perché l'estrema precisione, la chirurgica precisione della giocatrice maglia numero 77 poteva rischiare anche di far terminare il pallone sul palo, e invece è stato un palo interno che ha portato al gol del pareggio. Marquez, la difesa da parte di Crosta, ancora Rauli cerca la giocata, tiro, grandissima soluzione balistica di Rauli che però ha trovato l'incrocio dei pali, poi la palla recuperata è molto scaltra Pugliese che si tiene
si tiene il pallone fra i polpastrelli, guadagna un extra possesso, altro fallo su Lucarini, ultimi 5 minuti di gioco palpitanti al Palaboschetto. Marquez, palla per Biondani, Lucarini ancora, Marquez attacca centralmente, scarica per Biondani, eccolo l'incrocio, ma non arriva il tiro di Lucarini, ricomincia da capo Mestrino. Lucarini in estensione, Fabbricatore, buona la difesa di Martina De Santis, con Pugliese che va a riprendere posto in mezzo alla difesa dell'Ariosto. Lucarini per Marquez, rifiuta il tiro, Naomi cerca l'imbucata, arriva il fallo, anzi no, passi, Marrocchi fa ripartire l'azione di Soglietti, Soglietti converge verso il centro, poi preferisce andare da Fabbricatore, a difesa piazzata. Carlos Britos chiama assolutamente al ripensamento le proprie ragazze che avevano forzato, vuole un tiro piazzato, un tiro costruito, e fa bene perché è in vantaggio anche se di una sola lunghezza, e il cronometro è a favore, persa da parte di Martina Crosta, questa è una palla che potrebbe anche pesare nell'economia della partita. Ha cercato l'assist di enorme qualità per una Marrocchi che aveva preso posizione anche molto bene, ma che di fatto era stata schermata dalla difesa ospite. Lucarini, ancora Lucarini va a cercare posizionamento di Rauli in doppio pivot, Lucarini, la parata di Zanotto, c'è il 9 metri ancora in favore di Mestrino, attacca per la parità la formazione veneta, Lucarini, e ovviamente c'è tensione al Boschetto, ma la posta in palio è importantissima. Arriva la recuperata di Tanic, che subisce forse anche due interventi fallosi. Scarica per Soglietti in contropiede aperto. Tanic! E gol del più due. Pesantissimo in questa, in questo momento di partita. Pesantissima rete per Mariana Tanic. Quando siamo giunti al 57esimo, tre soli minuti di recupero. Deve correre adesso Mestrino per provare a strappar punti dal Palaboschetto. Marquez. Lucarini, probabilmente viene chiamata la giocata su Marquez perché è andata a posizionarsi nel ruolo di terzino a sinistra, si alza Marquez, la conclusione, non trova la porta Marquez, non c'è fallo dicono gli arbitri, e allora l'Ariosto addirittura può attaccare per provare a chiuderla questa partita. È vero che mancano 2 minuti e mezzo, però se dovesse arrivare un gol sarebbe più 3 con 2 minuti da giocare, diventerebbe difficilissimo per Mestrino. Tanic, deviazione, c'è l'angolo con Soglietti che va a recuperare palla, gliela consegna a Rauli, non arriva ancora la chiamata di passivo. Crosta, eccola la palla per Tomova, Tomova si prova a liberare, cerca Crosta che ha tanto spazio, gol, segna Crosta, un gol pesantissimo quello di Martina Crosta, perché se non chiude la partita sicuramente la direziona molto. Arriva anche il gol di Lucarini e c'è anche un 2 minuti per Martina Crosta, è pesante, molto pesante questo quarto gol e 2 minuti per lei. Dall'altra parte Lucarini mette a segno la rete numero 9, 2 minuti al termine della partita, un doppio montante reciproco dal quale probabilmente ne esce penalizzata l'Ariosto, perché l'Ariosto di fatto dovrà giocare fino alla fine con l'uomo in meno, e questa sicuramente non è una buona notizia. Mestrino si dispone già a scacchiera diamante per far diventare più profonda la propria difesa. Vediamo come la gestisce la formazione di coach Carlos Britos. Tanic, la palla per Fabbricatore, ancora Soglietti, gestione un po' lenta della palla, deve stare attenta alla formazione locale. Fabbricatore, Tanic col palleggio insistito, Mariana Tanic che poi arriva alla conclusione, trova un gol meraviglioso. Mariana Tanic, rete numero 7 della sua partita, la più pesante. Lucarini rischia la persa, anzi la va a perdere in palleggio Lucarini. Marrocchi sciupa il contropiede l'Ariosto, questo è un errore che pesa anche se manca davvero molto poco. Lucarini prova ad andare dentro da sola, Lucarini para Zanotto, ma c'è il rigore e il 2 minuti per Tomova, complicatissima adesso la situazione per l'Ariosto, perché se Mestrino segna è 2 unità in più addirittura. Non si sono intese Fernanda Marrocchi e Katia Soglietti e hanno sciupato un contropiede che complica maledettamente
maledettamente la situazione. Adesso serve una parata di Zanotto per rimettere la cosa in ghiaccio, altrimenti verosimilmente Mestrino andrà a difendere a tutto campo. Lucarini la mette dentro. Lucarini, il gol 10 per lei, non la molla Giovanna Lucarini questa partita. Un minuto al termine e ovviamente doppia inferiorità numerica significa per l'Ariosto un pressing a tutto campo. Fabbricatore cerca un varco, trova Soglietti che subisce il fallo da 9 metri. Arriva la chiamata di passivo probabilmente a momenti. Tanic, Marrocchi per Fabbricatore, rischio di persa, brava Soglietti che trova Marrocchi che chiude la partita. Marrocchi e Soglietti chiudono la partita, adesso sì che è chiusa, con la rete di Marrocchi che manda il sigillo definitivo. La seconda sconfitta stagionale di Mestrino coincide con il grave infortunio di Stefanelli ed è invece la terza vittoria in quarto gare per l'Ariosto. C'è tempo anche per il bellissimo gol di Rauli, terzo gol per lei, è entrata molto bene Rauli in questa partita. 5 secondi al termine della partita, ruba palla Arianna Brunetti, non c'è tempo per la conclusione, finisce 24-22, la chiude Marrocchi. Applausi per l'Ariosto che trova la terza vittoria in quattro gare ed è davvero tutto dal pallaboschetto da parte di Enrico Bonzanini. Buon proseguimento sulla programmazione di Lebe Sport. Grazie.